La Commedia all'Italiana è un grande cinema, secondo me, che si è occupato direttamente dell'uomo, della gente, della psicologia più comune, più piccola, che non ha nascosto i temi più gravi, non ha nascosto i problemi, però visti con ironia, con leggerezza, e quindi il pubblico si è riconosciuto in quel cinema lì, si è ritrovato, ha visto gli stessi gesti, le stesse vicende che aveva nella sua vita privata, e questo è stato il grande segreto della Commedia Italiana. Cioè, in quell'epoca è difficile trovare dei film di pura fantasia, di umorismo inglese, si diceva all'epoca, sono tutti legati strettamente al racconto dell'Italia. E credo sia questo anche il motivo per cui la Commedia Italiana ha avuto successo all'estero. A parte che come film hanno avuto successo anche come informazioni su un paese. E conoscere l'Italia per molti è stato questo, andare al cinema e vedere i film sull'Italia. Quindi c'era non soltanto il costume o la cronaca dentro quei film, ma c'era anche lo sviluppo di un paese, le involuzioni, le deformazioni, e quindi questo si prestava sia alla satira, all'umorismo, e sia proprio a questo bisogno che c'era di raccontare la realtà. Una critica, mi ricordo, che ci si faceva tra noi, cioè, ma questo te lo sei inventato, che era una cosa negativa inventarsela, mentre invece farla qualcosa presa dai giornali era diverso, era già un avallo, perché corrispondeva alla cronaca.